A tutti voi che ascoltate questa mattina, benedizioni nel nome del Signore. La predicazione che ascolterete fra non molto viene fatta da un evangelista conosciuto in tutto il mondo, col quale io sto collaborando e ho collaborato per gli ultimi 10 anni in Africa e in altre parti del mondo, di fronte a centinaia di migliaia di persone. Queste persone hanno potuto ascoltare la parola di Dio esattamente come l'ascolterete voi oggi. Tante persone hanno cambiato la loro vita, sono successi segni e miracoli, e questo succederà anche oggi se voi l'ascolterete attraverso lo Spirito. Permettete allo Spirito Santo di inondarvi e spiegarvi ciò che viene detto da parte di questo uomo di Dio. Cecil Stewart viene dall'Irlanda, è il proprietario e direttore della Christian Communication Network, una televisione cristiana che trasmette in tutto il mondo. Io ne sono il suo direttore, ma vi voglio dire solo questo, che attraverso di lui tanti di noi hanno scoperto che la parola è la cosa più importante che ci sia nella nostra vita. Ascoltate e vedrete la gloria di Dio. Che Dio vi benedica. Lui ha sempre delle cose belle preparate per i suoi figli. E stasera siamo sicuri che avrà in serbo delle cose, in serbo delle cose meravigliose. Dipende tutto da noi. Lui è venuto preparato. Lui è sempre preparato, dipende da noi essere pronti a ricevere quanto lui ha preparato. Vogliamo pregare? Signore, noi veniamo ancora una volta nel nome di Gesù, per i meriti di Gesù. Siamo impossibilitati di proporti qualcosa che possa soddisfarti. Non abbiamo niente, Signore, perché tu sei Dio. Ma ti ringraziamo che tu ci accetti così quali siamo. Ti ringraziamo, Signore, perché ci accetti nella nostra, anzi, quasi ancora di più nella nostra povertà spirituale, perché non abbiamo nulla da offrirti, da darti, ma veniamo a te nel nome di Gesù. E ti diciamo glorifica te stesso, Signore, stasera. Fai quello che tu vuoi, fai quello che tu vuoi, Signore. Disposti ad ascoltarti. Ti diciamo questo nel nome di Gesù. Amen.
siamo qui per te, alleluia. Dio, scende al tuo fuoco oggi per infiammarci sempre di più d'amore per te, Signore, per infiammarci sempre di più per te, per portarci sempre più vicini alla tua santa e gloriosa presenza. Scende al tuo fuoco quest'oggi, Spirito Santo. Siamo qui per te, per onorarti, per lodarti, per esaltarti, per innalzarti. Alleluia, gloria al Signore. Oh,
segni, miracoli e prodigi tra il suo popolo. Aspettiamoci grandi cose oggi, aspettiamoci cose straordinarie come mai abbiamo visto prima, ma soprattutto aspettiamoci un cambiamento di noi stessi, aspettiamoci un risveglio in noi stessi, perché se non risvegliamo noi stessi, come abbiamo detto ieri, non potremo risvegliare nessuno. Ti chiedo, Signore, che possiamo uscire da questa chiesa, Signore, da questa comunità questa sera completamente cambiati dalla Tua parola, Signore, completamente diversi da come siamo entrati dentro, Signore. Facci comprendere tutto ciò che non va nella nostra vita e toglilo di netto. Toglilo di netto, Signore Gesù, che possiamo somigliare sempre di più a te, Signore. Ti vogliamo benedire, lodare e ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Possiamo sederci. Bene, ringraziamo il Signore per questa serata e cominciamo lodando il Signore, ma salutando tutti coloro che ci stanno guardando streaming da tante parti d'Italia, l'abbiamo detto, dalla Sicilia, dalla Liguria, dalla Sardegna, ci stanno guardando anche dall'Inghilterra. Stefania, la nostra carissima sorella che è in Inghilterra in questo momento, ci sta guardando, per cui noi vogliamo darle un segno del nostro affetto con un applauso a Stefania. Vogliamo salutare anche tutti coloro che non sono venuti, non hanno potuto venire perché sono malati, il nostro anziano Franco è malato, sua figlia Roberta, anche lei ha la febbre, Antonio, il nostro monitore di Castelfranco, vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio profuso, un applauso anche per voi. Un applauso più grande sarà per il Signore comunque. Voglio intanto ringraziare i pastori che sono qua con noi. Noi siamo 5 moschettieri, siamo 5. Non siamo 4, non siamo 5, siamo più forti dei 4. Perché ci siamo messi insieme, il pastore Mattioli che oggi non c'è perché aveva un impegno, purtroppo all'ultimo momento non ha potuto venire, addirittura una presentazione di un bambino, non ha potuto esserci. Il pastore Galassi che è stato qua sempre con noi, oggi ha avuto un piccolo problema, non può essere qua, ma so che sono qua con noi lo stesso. Abbiamo il pastore Rauti, vorrei che si alzasse in piedi per cortesia, il pastore Lambertini che si alza in piedi, per favore. Fate un applauso a questi uomini che vogliono l'unità della Chiesa. Insieme al pastore Antonio di sera, dopo che abbiamo ascoltato il risveglio, ci dovremo riunire per vedere un attimo come portare avanti questo risveglio. Prima di tutto ci risvegliamo noi e poi dopo vedremo un attimo che si risveglino gli altri. Questa città deve essere risvegliata e le chiese, Sassuolo anche naturalmente, la città intendo tutta la provincia, ma naturalmente noi insieme siamo una bomba atomica, non siamo la bombetta, siamo una bomba atomica. E adesso stiamoci in piedi, facciamo un applauso al Signore come si deve, a forza, per atti millenari. Dio benedica. Cominciamo questa sera, non cominceremo con Sessi, vi ho già presentato Sessi negli scorsi giorni, questo evangelista che viene dall'Irlanda, che ha scritto questi libri, io so che ne avete fatto in cetta, ma chiedo ancora che me li avesse presi di prenderli perché sono veramente delle perle preziose per la nostra vita. Miriam e Dio lo sappiamo perché li abbiamo tradotti, per cui siamo stati veramente ravvivati anche dalla traduzione. Vivere dove si ha il diritto di vivere. Molti di noi vivono in miseria spirituale perché non sappiamo quali diritti abbiamo in Cristo Gesù. Gesù ci ha dato dei diritti con la sua morte, se non li conosciamo non li possiamo chiedere. Dobbiamo chiedere, no, con la fede chiaramente, non con la prepotenza ma con la violenza della fede, di avere i diritti del Signore che ci ha dato. Poi abbiamo per i leader, ma vale per tutti, leaders che dà vita, persone, noi dobbiamo essere leader che danno vita, però non è solamente il pastore Rauti, il pastore Lambertini, il pastore Romolo, il pastore Mattioli,
o il pastore Galassi che devono dare vita. Noi siamo leader che diamo tutti quanti vita, perché noi siamo leader di noi stessi. Noi decidiamo cosa fare, noi decidiamo come vestirci, noi decidiamo dove andare, e attraverso ciò che facciamo dobbiamo dare vita agli altri. Siamo dei credenti e la gente deve avere vita attraverso di noi. Poi ci sono i diversi ministeri, ma anche noi comunque siamo leader che possiamo dare vita. Poi ci sono tutti questi libretti piccoli. Se c'è qualcuno nella vostra famiglia o dei vostri amici che è incerto, che non ha fatto ancora il battesimo del pentimento, il battesimo dello Spirito Santo, che non ha fede, che vive in un ambiente che non dà vita, sono tutti libretti che sono leggibili anche dagli uomini che non leggono mai, noi leggiamo poco, sono poche pagine e possono veramente dare tanta gioia a coloro che ne hanno bisogno. Metteteli nei supermercati, metteteli all'ufficio postale, metteteli dove andate, fate finta di niente, metteteli lì. Qualcuno può dare la vita al Signore attraverso questo, e quando andrete davanti al Signore, il Signore vi dirà che quel giorno vi avete messo quel libretto, anche se avete speso un euro, ha dato la vita a uno che stava morendo, a un peccatore che stava per andare all'inferno. Per cui veramente diamoli, se c'è qualcuno che ha l'ansia, via l'ansia, chiedi, siamo tutti ansiosi. Se il Signore ci dice 365 volte di non temere, c'è un motivo. Cerchiamo veramente di prenderli assieme a Giosuè, sono libri che possono dare veramente vita a tanti. Ora non inizieremo con Sessi Stewart, ma inizieremo con sua moglie. Sua moglie ci darà una testimonianza di alcuni minuti, ha una testimonianza potentissima di una guarigione meravigliosa nella sua vita, e ciò che è successo a lei può succedere a tutti. Per cui questa sera noi ascolteremo questa donna che ama il Signore dietro questo uomo, e sono sicuro che Sessi, senza sua moglie, avrebbe fatto molto meno, perché è sempre stato sostenuto da sua moglie anche nei momenti più difficili della sua vita, quando Sessi dissero che aveva pochi mesi di vita perché non c'era più niente da fare. Ma lei con la preghiera l'ha sempre supportato. Vorrei chiamare Evelyn, per favore. Evelyn, vieni. Non era previsto, ma ho pensato, e credo veramente che sia importante che sentiamo per un po' di minuti la testimonianza di questa donna di Dio. Accogliamo con un applauso un po' più caldo. Benedetto sia il Signore. It's a great joy and a privilege for us to be here this weekend. È un grande privilegio, una grande gioia essere con voi per questo weekend. We've been really blessed to have been with you here. Siamo stati grandemente benedetti per essere stati con voi. And it's been such a blessing to be with our dear friends Miriam and Romolo. È stata una grande benedizione stare con i nostri cari amici Romolo e Miriam. We want to thank you all for your love and your hospitality. Vogliamo ringraziare tutti voi per il vostro amore e la vostra ospitalità. We've eaten so much pasta and so much pizza. Oggi abbiamo avuto un pranzo incredibile con tantissima pasta e ci basta per un bel po' di tempo. We're going home with a few pounds on. Siamo cresciuti in 2 chili. But it's so good to be here in the presence of the Lord. Ma comunque è bello essere qua alla presenza del Signore. The last time we were here 4 or 5 years ago. L'ultima volta che siamo stati con voi sono stati circa 5 anni fa. This was just a big dark room. Questa era solamente una stanza ancora tutta da rifare, era solamente una stanza dove c'era ancora il cane che aveva la sua cuccia. And what a transformation there has been. E che trasformazione c'è stata in questi anni. This is beautiful. Questa è meravigliosa. And you know, just reminds me of what our lives were like before the Lord came into them. E questo mi ricorda qual è la nostra vita prima che il Signore entri nella nostra vita. Our lives were dark and empty. Le nostre vite erano oscure e vuote. But when Jesus came, everything changed. Ma quando il Signore è venuto, tutto è cambiato. He brought light to our lives. Lui ha portato vita alle nostre vite, luce alla nostra vita. And he made us beautiful within. E ci ha fatto bellissimi nell'uomo interiore. Just like this room. Come questa stanza. So I have so much to praise the Lord for. Io ho tantissimi motivi per lodare e benedire il Signore. You know, the Lord touched me many, many years ago. Cecil mentioned it last night. Il Signore mi ha toccato tanti e tanti anni fa, Cecil lo ha menzionato ieri sera. It's actually 40 years ago now. 40 anni fa, in questi giorni. I was very ill with an incurable disease. Ero malato con una malattia inguaribile. I had cancer of the lymph glands. Avevo un tumore alle linfoghiandole. Our children were very small at the time. I miei bambini erano piccoli allora. They were just 2 and 4 years old. Avevano 2 e 4 anni. And I just wanted to live and go with my husband and my children to the meetings.
E quello che volevo fare allora, quando ero giovane, era di vivere, di stare con mio marito, di andare con i miei figli. But this disease really took a grip on my body. Ma questa malattia distruggeva il mio corpo. And I just went from bad to worse. E peggioravo in continuazione. As the months went by, the pain became more and more excruciating. E mentre i mesi passavano, il dolore che avevo diventava sempre più forte. I had all the treatment I could have. Mi fecero tutte le cure possibili e immaginabili. I had chemotherapy. Chemioterapia. I had radiotherapy. Radioterapia. Blood transfusions. Sangue dato tutti i giorni, trasfusioni. Steroid treatment. Avevo trattamento di steroidi. And at the end of it all, I was no better. I was getting worse. E alla fine di tutte queste cure, non solo non stavo meglio, ma peggioravo tutti i giorni. And one day, as I lay in the hospital bed, really ill. E un giorno, mentre ero nel letto d'ospedale, ammalata, veramente grave. The consultant told us they could do nothing more for me. Il medico ci disse che non potevano più fare nulla assolutamente per me. I had had all the treatment they could give me. Avevo avuto tutte le cure possibili e immaginabili. He said, I'm sorry to tell you this, but your days are numbered. E il medico disse, mi dispiace doverle dire che lei ha pochi giorni di vita. And we thought, well, maybe some years or months at the most. Noi pensavamo allora qualche anno, qualche mese, qualche settimana. But he said no, it'll be weeks at the very no, most. No, dice massimo due settimane. I had a lump in my throat and I couldn't swallow solid food. Avevo una escrescenza nella mia gola che mi impediva di deglutire. I hadn't swallowed solid food for over 3 weeks. Per tre settimane non ero stata capace di inghiottire nemmeno un po' di cibo. There were swollen glands throughout my body causing a lot of pain. Le ghiandole del mio corpo erano tutte completamente gonfie. And there just seemed to be no way out of my situation. E non c'era speranza nella mia situazione. Many times I had cried to the Lord to heal me. Tante volte avevo gridato al Signore dicendogli, Signore, guariscimi. Many people were praying for me. Molte persone pregavano per me. But I didn't seem to understand how to receive healing from the Lord. Ma non riuscivo a capire perché il Signore non mi dava la guarigione. There just seemed to be no way out of my situation. Non c'era possibilità di uscire dalla mia situazione. But I'm so glad we serve a God who could make a way where there seems to be no way. Ma io sono così felice di dirvi che noi serviamo un Dio che apre una via dove sembra che non ci sia. Praise the Lord. And that day, in my desperate situation, I began to cry unto God again. E quel giorno, quando mi dissero che avevo poco tempo di vita, nella mia situazione disperata, cominciai di nuovo a gridare al Signore. I said, Lord, don't let me die. E dissi, Signore, non farmi morire. I don't want to die, Lord. Non voglio morire, Signore. I just want to be with my children and my husband. Voglio essere con i miei figli, con mio marito. And you know, we got together with a couple of friends and we started to pray. E alcuni amici mi vennero a trovare e cominciamo a pregare. I was allowed home for the weekend. E mi lasciarono andare a casa quel fine settimana. I think the consultant thought it was going to be my last weekend at home. E i medici dicevano che quello sarebbe stato il mio ultimo fine settimana a casa mia. And as our friends and us began to pray together. E mentre i miei amici che erano venuti a trovarmi cominciavano a pregare insieme a me. A wonderful thing happened. Qualcosa di incredibile successo. It seemed like my spiritual eyes were opened. Mi sembrò che i miei occhi spirituali finalmente si aprissero. And for the very first time I realized that when Jesus died on the cross. E per la prima volta mi resi conto che quando Gesù morì sulla croce, he died not only for my sins but for my sicknesses. Non morì solamente per i miei peccati, ma anche per le mie malattie. I didn't have to plead with him to heal me. Non dovevo più chiedergli di guarirmi. I didn't have to keep on asking what could I do to be healed. Non dovevo più chiedergli cosa posso fare per essere guarita. I realized that when Jesus said it is finished. E mi resi conto che quando disse tutto è compiuto, there was nothing left for me to do. Non c'era più nulla per me che potevo fare. But rest upon the finished work of Calvary. Ma riposare nel lavoro compiuto sul Calvario. And you know, I felt such a peace and a joy come into my heart. E per la prima volta sentii una grande pace, una grande gioia nel mio cuore. I still felt weak. Mi sentivo debole ancora. I still couldn't swallow. Non potevo ancora mangiare I still nulla. Had terrible pain. Non potevo deglutire, avevo un dolore incredibile. But I began thanking the Lord anyway for what he had done. Ma io cominciai a ringraziare il Signore, nonostante tutto, per ciò che Lui aveva fatto per me. And I felt like the little lady with the issue of blood in the Bible. E mi sembrava di essere
la emanoisse nella Bibbia. You remember the story how she touched the hem of his garment. Voi ricordate la storia quando ha letto l'orlo del manto del Signore. And when she touched the hem of his garment, the healing virtue of Jesus flowed through her. Quando lei toccò il mantello del Signore, la guarigione entrò dentro di lei. And I felt such a joy in my heart. E nonostante tutto sentì una grande gioia nel mio cuore. And you know, the very next day, il mattino dopo, I was able to sit down at the table and drink tea and eat toast. Mi sedetti al tavolo, cominciai a bere e a mangiare un toast. Praise the Lord. That was the first time I had for over 3 weeks. Era la prima volta che riuscivo a deglutire in 3 settimane. And it tasted so good. E il toast era buonissimo. I can tell you. Era buonissimo. Oh, it was wonderful. Then lunchtime I had soup. E durante il pranzo mi feci una minestra. And I can remember going back into the hospital as arranged on the Monday morning. E mi ricordo che il lunedì mattina tornai all'ospedale. And the consultant couldn't believe that this had happened. E non si riusciva a credere quello che era successo. I could swallow without any difficulty whatsoever. Non ne avevo più nessuna difficoltà nel deglutire. He says this is good. E disse va bene, va bene. But you're going to need another blood transfusion. Ma tu hai bisogno ancora delle trasfusioni di sangue. Your hemoglobin has gone way down again. Perché i tuoi valori sono scesi. But I'll allow you to go home for 1 week and come back in next week. Ma io ti permetto di andare a casa e di ritornare la prossima settimana. And so I went back in every week for 6 weeks. Per 6 settimane tornai ogni settimana all'ospedale. And after having blood tested. E dopo che mi fecero gli esami del sangue, my hemoglobin went up and up and up. In tutti i miei valori continuarono a crescere, a crescere, a crescere. I never needed a blood transfusion. E non ho mai avuto bisogno di una trasfusione di sangue da allora in poi. And I've never had one since. E non mi sono mai avuto. Isn't Jesus wonderful? Non è Gesù meraviglioso? He's the same yesterday, today, and forever. E lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. What he did in Bible days, he's doing today. Quello che ha fatto allora lo può fare anche oggi. He's still healing the sick. Lui guarisce ancora gli ammalati. He's still forgiving the sinner. Lui perdona ancora i peccatori. He's still setting the captive free. Lui libera ancora i prigionieri. And there's nothing too hard for our God. E non c'è nulla che il nostro Dio non possa fare. Our God is an amazing God. Il nostro Dio è un Dio incredibile. So just put your trust in Him. Perciò abbiate fiducia in Lui. Whatever problems you have, whether great or small. Qualsiasi problema voi abbiate, sia che esso sia grande o piccolo. He is the answer to your every situation. Lui è la risposta ad ogni vostra situazione. And He loves you. He loves all of us so much. E vi ama e ci ama in un modo incredibile. He wants to give us that abundant life. Ci vuole dare una vita in abbondanza. It's the devil that has come to steal our lives. Perché è il diavolo che è venuto per rubare le nostre vite. But Jesus said, I am come. Ma Gesù ha detto, io sono venuto. That you might have life. Affinché abbiate vita. And have it all in abundance. I'm glad Jesus has come. So God bless you. E ora passiamo, ci alziamo un attimo in piedi, preghiamo per il messaggio, così fate ginnastica e chiediamo ogni spirito di debolezza di andarsene nel nome di Gesù. Ogni spirito di sonno di andarsene nel nome di Gesù, affinché possiamo proprio comprendere la parola, perché il diavolo cerca di fare di tutto per non farci capire, per farci pensare a qualcos'altro. Ascoltiamo la parola che è vita. E vorrei chiedere, Cecil, please, it's your turn. Tocca a Cecil. Vogliamo accoglierlo ancora con un applauso? Facciamo un applauso. Grazie ancora, Dio benedica. Potete sedere, grazie. Vorrei aggiungere a ciò che ha detto mia moglie Evelyn in questo ultimo meeting di questi 3 giorni. Grazie di cuore per il benvenuto che ci avete dato. We were overwhelmed this afternoon as we had a lovely feast with you after church this morning.
Noi siamo stati incredibilmente sorpresi da quello che abbiamo avuto dopo il servizio di questa mattina, per la festa che abbiamo avuto di sopra e come siamo stati serviti. Not only by the amazing quality of food and abundance of food, non solo dalla qualità e dall'abbondanza del cibo, but by the joyful attitude they showed that they served us. Ma questa attitudine gioiosa di coloro che ci servivano. So I think we should give all those who helped us the food today a big round of applause. Vorrei dare un applauso a tutti coloro che hanno aiutato oggi per cibo. Grazie Signore. It's been a joy to share the word with you and to see lives being changed. È una gioia avere potuto condividere con voi la parola che cambia le nostre vite. And I do appreciate your open-heartedness. E apprezzo il vostro cuore così aperto. I thank Romolo and Miriam, as Edmund mentioned, for their great encouragement and partnership over many years. Voglio ringraziare Miriam e Romolo, come ha detto prima mia moglie, per questa condivisione in tutti questi anni che abbiamo avuto insieme. And for being key people in the major missions we've had for many years, where there's been millions of people touched. Per essere stati le persone chiave per tutte le missioni che abbiamo avuto in tutto il mondo, che hanno toccato milioni di persone. Thank you very much, and we are grateful to be here this year. Grazie ancora una volta, dico, sono contento di essere con voi. I thought I'd tell you a little kind of funny story. How many like to have a little bit of a laugh? Qualcuno di voi vuole sorridere un po', vi dirò una storia che vi fa un po' ridere. Alzate le braccia se volete sorridere. Are these people too religious to laugh? Siete troppo religiosi per ridere? No. Non credo. Anyway. In tutti i modi ve lo dico lo stesso. This is a story. Questa è la storia. In Northern Ireland. Nell'Irlanda del Nord. There were two tourists. La conosco già, bellissima. C'erano due terroristi. And they were into drug dealing and into terrorist activity. Avevano portato droga ovunque, erano dei terroristi coinvolti in tante cose orrende. They were in the news for all the wrong reasons. Ed erano sempre praticamente sui giornali per tutte le ragioni sbagliate. Two brothers. Due fratelli. One of them suddenly dropped dead of a heart attack. Uno a un certo momento morì. And the brother who was remaining had no church connections. E il fratello che è rimasto non aveva nessuna connessione con nessuna chiesa. So he wondered, what will I do about a funeral because I have no church connections? E pensò, cosa posso fare per il funerale di mio fratello visto che non conosco nessuno e nessuna chiesa? So he went into a local church there. Perciò andò in una chiesa locale. And he asked the pastor. E chiese al pastore. Would you conduct a funeral for my brother who suddenly died? Vuoi tu condurre il funerale per mio fratello che è morto improvvisamente? And he said, well, I don't know if I can because you men have a very bad reputation. No, disse il pastore, io non so se posso perché voi avete una reputazione orrenda. You've been known for terrorism and for drug dealing. Voi siete conosciuti perché siete dei terroristi e perché distribuite della droga. You have cheated the orphans and widows. Voi avete ingannato gli orfani e le vedove. And the man replied to him, but look, if you will take this funeral and say the words I want you to say. Bene, disse l'altro, se tu comunque fai questo funerale e dirai le parole che io ti dirò, I will give you a donation of 50,000 pounds. Ti farò una donazione di 50,000 sterline. So the pastor said, let me speak to my leadership. Il pastore disse, aspetta un attimo che parlo con la leadership della chiesa. So he came back and said, we've thought about it. E tornò e disse, abbiamo pensato a tutto. And he said, we think we can do this, but what are the words you wanted me to say? You mentioned you wanted me to say. Noi lo faremo, ma quali sono le parole che tu vuoi che noi diciamo mentre presentiamo il funerale? He says, I want you to say the words that my brother was a saint. Io voglio che tu dica che mio fratello era un santo. He said, how can I say he was a saint? La risposta fu, ma come posso dire che tuo fratello era un santo? But then he thought about it for a moment and said, poi ci pensò un attimo e poi disse, okay, I can find a way. Va bene, troverò il modo di dire che tuo fratello è un santo. So I say what you say. E dirò quello che tu dici. The day of the funeral. Arriva il giorno del funerale. The pastor stood up. Il pastore si alzò. And said, we're here to remember the life of this very wicked man.
e disse: siamo qua per ricordare la vita di questo uomo orrendo. Che ha terrorizzato tutta la nostra comunità. Caused the death of many people. E ha causato la morte di tante persone. He was a very wicked man. Era un uomo orribile. But he said, compared to his brother, he was a saint. Ma disse, però paragonato a questo fratello che c'è qua, era un santo. Sono tutti modi per dire quello che uno vuole dire. But I'm glad we're in the business of good reports. Ma noi siamo coloro che annunciano buone novelle. We're in the business of talking about lives that He has changed. Noi possiamo parlare delle vite che Lui ha cambiato. Hallelujah. Hallelujah. So I sought the Lord with what I would say to you today. Ho pregato il Signore, ho chiesto che cosa devo dire oggi pomeriggio. I do believe in the leading of the Holy Spirit. E io credo fermamente che lo Spirito Santo mi abbia guidato e mi stia guidando. And I'm going to speak to you on an atmosphere for increase. Il tema di questa sera sarà un'atmosfera per la crescita. First, when we came on Friday, I spoke about working together. Venerdì sera ho parlato del fatto che dobbiamo noi operare insieme. Then we spoke about revival yesterday. Poi ieri abbiamo parlato del risveglio. And now we talk about an atmosphere for increase. E ora parliamo dell'atmosfera per una crescita. Because I do believe. Perché io credo. That if we work together. Che se noi operiamo insieme. We will experience revival. Noi vedremo risveglio. And there will be an atmosphere for increase. E ci sarà un'atmosfera di crescita. You see, Jesus said in John 4:35. Gesù ha detto in Giovanni 4:35: Do not say there are yet 4 months and then comes the harvest. Non dite che ci sono ancora 4 mesi prima della mietitura. Lift up your eyes and look on the harvest. Alzate gli occhi e guardate un attimo il raccolto. For they are white already to harvest. Sono già biondeggianti per essere raccolti. Jesus was really saying. Gesù voleva dire con questo. You should expect a harvest now. Dovresti aspettarti il raccolto ora. You should expect increase now. Dovresti aspettarti una crescita ora. You should get ready for big increase. Dovresti essere pronto per una grande crescita. Because this is harvest time. Perché questo è il momento della raccolta. An atmosphere for increase. Un'atmosfera per la crescita. In some churches there's an atmosphere against increase. In qualche chiesa c'è un'atmosfera per la decrescita. They're not really ready to receive new people in. Non sono pronti a ricevere nuove persone che vengono. They want to keep everything just as it's always been. Vogliono mantenere lo status quo, mantenere sempre le stesse cose come sono. But for those who have a vision to do the will of the Lord. Ma per coloro che hanno la visione per fare la volontà di Dio. There will be an atmosphere for increase. Ci sarà un'atmosfera di crescita. Even though it may be inconvenient, anche se qualche volta è inconveniente, even though we may have to adjust our lifestyle, anche se qualche volta dobbiamo aggiustare il nostro stile di vita, when we know it's God's word that there's going to be increase in these last days, quando noi sappiamo che è la parola di Dio che ci sarà una crescita negli ultimi giorni, that it's already been prophesied, e che è già stato profetizzato, and it will come to pass, succederà. Now we have to decide: do we want to take part in the harvest or not? La nostra decisione è questa: vogliamo essere parte del raccolto oppure no? Do we want to be spectators or participators? Vogliamo essere degli spettatori o di coloro che partecipano? I think one of the saddest things would be to live in a time of divine visitation and miss the harvest. Una delle cose più brutte che possono succedere sono che noi viviamo in un momento di visitazione divina e non ci prepariamo per il raccolto. But you can expect increase today. Ma voi oggi potete aspettarvi una crescita. Because we live under a prophetic word of increase and favor.
Perché noi viviamo sotto una parola profetica di favore e di crescita. It is the season for increase. È la stagione della crescita. So if you need increased health, start expecting it. Perciò se voi avete bisogno di una crescita nella vostra salute, aspettatevela. If you need increased anointing, start believing for it. Se voi avete bisogno di una crescita nell'unzione, aspettatevela. If you want an increase in the number of people being saved through your life, then expect it. Se voi volete che ci sia un numero maggiore di persone che si salvano attraverso la vostra testimonianza, aspettatevela. Let's develop an atmosphere for increase. Sviluppiamo un'atmosfera di crescita. Because increase is on the way. Perché la crescita sta arrivando. And good things are going to happen. E cose meravigliose succederanno. Remember Jesus said, ricordatevi che Gesù disse, lift up your eyes. Alza i tuoi occhi. The fields are white already. I campi sono già biondeggianti. Do not say it's way down the road. Non dire ancora 4 mesi. He wants you to expect increase today. Perché lui vuole che noi ci aspettiamo una crescita oggi. More increase tomorrow. Più crescita domani. Increase in the love of God in your home and family. Una crescita dell'amore di Dio nelle vostre case, nelle vostre famiglie. Increase in wisdom and discernment. Una crescita nel vostro discernimento e nella saggezza. Increase in power and miracles in your ministries. In un incremento di potenza e di miracoli nel vostro ministero. Increase in conviction on the streets for lost people to be saved. Una crescita proprio di poter parlare ai peccatori che sono nelle strade, che è l'unica via di Cristo. We can carry with us an atmosphere for increase. Noi possiamo portare con noi un'atmosfera per la crescita. I was brought up on a farm in the Republic of Ireland. Sono cresciuto in una fattoria nella Repubblica Irlandese. And every time when the harvest came, e ogni volta che c'era il raccolto, the other neighboring farmers would come and help us to reap our harvest. I contadini vicini venivano e ci aiutavano a raccogliere il grano. Then we would go and help them to reap the harvest in their fields of corn or potatoes. Poi noi andavamo a aiutare loro quando c'era la raccolta delle patate, del grano. And there was a great sense of expectation and joy. E c'era una grande attesa di, c'era una grande aspettativa con grande gioia. Because the seeds that had been sown are now mature and were reaping the harvest. Perché i semi che erano stati seminati erano maturi e pronti per essere raccolti. I believe the Lord would say to you tonight. Io credo che il Signore mi dica questa sera. You have sowed many seeds over the years. Voi in tutti i vostri anni avete seminato tanti semi. You have prayed many prayers. Avete pregato tante preghiere. You have asked God for many things. Avete chiesto a Dio tante cose. And God is saying to you tonight. E Dio vi dice questa sera. Get ready. Preparati. It's harvest time. È tempo di raccolta. It's a season of harvest. È la stagione della raccolta. The season of answers to prayer. La preghiera conta. You don't have to live with what you lived with in the past. Non dovete vivere con ciò che avete vissuto nel passato. You're coming into a new day. Oggi un nuovo giorno. It's a season of harvest. È la stagione della raccolta. And when harvest time comes. E quando arriva la raccolta, nobody can hold back the harvest. Nessuno può fermare la raccolta. We bring out the machinery and we reap. The combine harvesters are busy. Portiamo fuori le macchine e cominciamo il raccolto. But it's important for us to recognize. Ma è importante per noi di riconoscere the time. Il tempo. Recognize the time. Riconoscete il tempo. It's time for harvest. È tempo di raccolta. Don't put it off. Non abbiate fiducia. Jesus said, "Do not say." Gesù dice, non dite. It'll be 4 months and then. Ci sono ancora 4 mesi prima del raccolto. You see, it's important to say what God says. Vedete, è importante che noi diciamo ciò che Dio dice. Do not say it won't happen yet. Non dite ancora non succede. Do not say sometime in the future. Non dite forse nel futuro. The Bible says there in 2 Corinthians 6:2. In 2 Corinthians 6:2 dice la Bibbia. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ora è il giorno. Ora è il giorno della salvezza. Now is the harvest. Ora è il raccolto. Now is the time for miracles. Ora è il tempo dei miracoli. Now is the time for breakthroughs. Ora è il tempo dei risultati.
Now is the time to use your authority and say, devil, get your hands off my family. Ora è il tempo per voi cominciate a usare la vostra autorità e a comandare al demonio di andare via dalle vostre famiglie. This is harvest time. È il tempo del raccolto. Do not say. Non dite. We have to wait. Dobbiamo aspettare. Miracles are possible today. I miracoli sono possibili oggi. What Jesus was really saying is, speak the language of faith. Quello che Gesù voleva veramente dire era questo: proclama il linguaggio della fede. Speak the language of increase. Proclama il linguaggio della crescita. Stop speaking the language of lack and insufficiency. Smetti di parlare di mancanze, di insufficienza. Speak that God supplies all your needs. Proclama che Gesù incontrerà tutti i tuoi bisogni. Say what he says in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Noi dobbiamo dire ai Filippesi, io posso tutto in colui che mi fortifica. Do not say the wrong thing. Non dite le cose sbagliate. It can stop your blessing. Se dite le cose sbagliate possono fermare le benedizioni. Like a farmer might stay in bed on harvest time and say, it's not ready for a month yet and just doesn't go out to reap it. E come un contadino quando è raccolto e pronto sta a letto e dice non è ancora tempo di raccolto e sta a letto e non fa nulla. Too many of God's people are speaking the language of human reasoning. Troppe persone, anche di Dio, parlano sempre solo secondo la loro mente. They're saying what they feel instead of saying what God says. Dicono ciò che sentono invece di dire ciò che Dio vuole. Jesus said, "Do not say." Gesù dice, "Non dite." It's in the future. Che è nel futuro. Now is your time. Ora è il tempo. I repeat to you again, I feel it in my spirit right now. Ve lo ripeto ancora una volta, ve lo sento, lo spirito mi dice di ripetervelo. Many of you have sowed and sowed and sowed. Molti di voi hanno seminato, seminato e seminato. God Almighty has seen your faithfulness. Dio Onnipotente ha visto la vostra fedeltà. Sometimes you said, will I ever see any change? E voi direte, ma Signore, ma vedrò mai qualche cambiamento nella mia vita? Will I ever have my breakthrough? Avrò qualche soluzione? Do not say that anymore. Non dire più questo. He's already given you your breakthrough. Perché lui ti ha già dato la soluzione. Start to pray them for it. E dobbiamo pregare per questo. Start to act like you believe it. Comincia ad avere il pensiero di quello in cui credi. Start to speak increase instead of lack. Comincia a proclamare la crescita e non la mancanza. You remember in Mark chapter 5? Marco capitolo 5, vi ricordate? The story of Jairus' daughter. La storia della figlia di Gairo. Whenever they proceeded to the house where the girl was critically ill, mentre stavano andando nella casa quando la bambina era gravemente ammalata, the father was keen for Jesus to get quickly to the house where his daughter was dying. Il padre stava dicendo al Signore di andare velocemente verso la casa dove la figlia stava morendo. Just 12 years old. Aveva 12 anni. And when the news came out, e quando arrivò la notizia, they said, "Your daughter's dead." Tua figlia è morta, dissero. What did Jesus say? Cosa rispose Gesù? Fear not. Non temere. Only believe. Credi solo. What Jesus was really saying is, don't side with your feelings. Quello che voleva dire Gesù era questo: non credere ai tuoi sentimenti. Don't speak. Non parlare. Only believe. Solo credi. If you can't speak faith, don't speak anything. Se tu non puoi proclamare la fede, taci. Say what God says. Di solo ciò che Dio dice. And as they proceeded to the house, e mentre loro andavano verso casa, Jesus found the people there all making great lamentation and mourning for the child. Gesù trovò tutte le persone che si stavano lamentando e piangevano. But Jesus did something radical. Ma Gesù fece qualcosa di radicale. He asked them all to leave. Chiese a loro di uscire. And he took with him the parents of the child. E prese con sé i genitori della bambina. And those few with him who believed. E solamente le persone che credevano. He walked into the room and said to that girl, I say to you, arise. Entrarono nella stanza e disse a questa bambina, alzati. And she rose. E lei si alzò. There's power in our words. C'è potenza nelle nostre parole.
Let's prophesy good things over our children. Profetizziamo cose buone sui nostri figli. Let's speak good things over our country. Profetizziamo cose buone sul nostro paese. Let's realize we're living under a prophetic cloud of blessing. Rendiamoci conto che siamo sotto una grande nuvola di benedizioni. And I do believe that God is saying to this whole region of the churches and leaders and all of Italy, in fact. Io credo che il Signore dica a questa città, a questa regione, anche a tutta quanta l'Italia. It's time for increase. È tempo di crescita. It's harvest time. È tempo di raccolta. We've let the devil have his way too long. Abbiamo permesso al diavolo di comandare troppo tempo. It's time to lift up your eyes and look. È ora di alzare i nostri occhi e di guardare. The fields are white already. Perché gli campi sono biondeggianti. This is your day. Oggi è il nostro giorno. This is your hour. Oggi è la nostra ora. We have authority. Noi abbiamo autorità. We have power. Noi abbiamo potenza. We decide the destiny of our nation. Noi decidiamo il destino della nostra nazione. We speak the will of God over the land. Noi proclamiamo la parola di Dio sul nostro paese. Not the despair of the world who have no hope. Non la disperazione di quel mondo che non ha speranza. We prophesy what God prophesied. Noi profetizziamo ciò che Dio profetizza. That Italy will be saved. Italia sarà salvata. A revival will be experienced. Hallelujah. We must recognize the time. Dobbiamo riconoscere i tempi. We must also recognize that harvest time only lasts for a season. Dobbiamo anche renderci conto che la raccolta, il tempo della raccolta dura una sola stagione. So we must work while it is day. Noi dobbiamo operare mentre è giorno. Jesus said that in John 9, verse 4. Giovanni 9, versetto 4, questo è quello che dice Gesù. Work when it's harvest time. Opera mentre è tempo di raccolta. The night comes when no one can work. La notte viene quando nessuno potrà operare. So let's reach out to the prodigals. Perciò andiamo verso coloro che sono andati via. Let's reach out to the lost. Andiamo verso i perduti. Let's stop being casual about unsaved loved ones who are slipping into a lost eternity. Non facciamo finta di niente quando in casa abbiamo delle persone che non hanno ancora accettato il Signore e che andranno a un'eternità perduta. Do not say we have plenty of time. Non dite loro c'è ancora tanto tempo. It's only for a season. Perché è solo per una stagione. The season passes. Le stagioni passano. If the harvest is not reaped, it will be lost. E se il raccolto non sarà preso, sarà perduto. 2 Corinthians 4:3 says. Seconda Corinzi 4:3 ci dice. If our gospel be hid, se il nostro vangelo è nascosto, it is hid to those who are lost. È nascosto a coloro che sono perduti. Make no mistake about it, multitudes are lost. Non prendete la leggera, ci sono moltitudini di persone che si perdono. Right in this area, there's people lost on the way to hell. In questa area dove noi siamo ci sono persone perdute che andranno a all'inferno. We must do something about it. Noi dobbiamo fare qualcosa per questo. We must talk to God about the sinner. Dobbiamo parlare al Signore dei peccatori. Before we talk to the sinner about God. Prima di parlare ai peccatori di Dio. We must reach out in love to them. Dobbiamo andare verso di loro con amore. We must show them the love of God in the community. Dobbiamo mostrare loro nelle nostre comunità l'amore di Dio. This morning I shared with you just one or two short testimonies. Questa mattina vi ho detto alcune brevi testimonianze of what God is doing in Belfast at the moment. Di quello che il Signore sta facendo a Belfast in questo momento. How in the last year in particular we have been doing a lot of moral community work. Dove nell'ultimo anno abbiamo fatto un grande lavoro di comunità. And we have teams of young people going out to the streets just showing the love of God. E noi abbiamo delle squadre di ragazzini che vanno nelle strade di Belfast solo a mostrare l'amore di Dio. Reaching kids that never have been to church. E vanno a raccogliere ragazzi di strada che non sono mai andati in chiesa. Not long ago I went with some of our young people to a huge park on the edge of Belfast. Alcuni giorni fa sono andato con una delle mie squadre di ragazzi in un grande parco di Belfast. Each Saturday, hundreds and hundreds of kids gather there. Il sabato pomeriggio centinaia di ragazzi si radunano lì.
They have never heard the scripture, never been to church. Non sono mai andati in chiesa, non hanno mai sentito parlare della scrittura. And they gather there just to exchange drugs and overdose themselves on alcohol. E si incontrano solamente per drogarsi, per bere, per fare delle cose sbagliate. Many times they get into a very serious fight and people are badly hurt or murdered. Molte volte addirittura hanno dei grandi litigi e qualche volta qualcuno muore. But our young people are reaching to these kids and getting to know them. Ma i nostri ragazzi vanno là e cercano di conoscerli. Showing the love of God. Mostrano l'amore del Signore. And we have been amazed and delighted. E noi siamo stati veramente grandemente sorpresi. To see how they're now responding and coming to salvation. Come sapere che rispondono a questo amore da week after week after week. E settimana dopo settimana. One young man who was a very aggressive young man. Un ragazzo che era un ragazzo di un'aggressione, di un'aggressività incredibile. He was 18 years old. Aveva 18 anni. He had no time for God or church. Non aveva nessun tempo né per Dio né per la chiesa. But they kept reaching out to him and just loving him and letting him know God and the plan. Ma hanno continuato ad andare da lui con l'amore di Dio e parlare lui, a parlargli dell'amore di Dio. Eventually he came to the church. E alla fine venne in chiesa. First he was very rebellious and wouldn't listen. All'inizio era ribelle e non voleva ascoltare nessuno. But thank God the people had patience with him. Ma i ragazzi ebbero pazienza con lui. One thing you're gonna need a lot of patience. Ecco una cosa che dovete tutti quanti avere, una grande pazienza. If you want increase, you're gonna have a lot of long suffering. Perché se voi volete vedere la crescita, dovete veramente avere tanta pazienza. So he eventually e longanimità. Kept coming. Perciò, and he ended up on his knees along with many others at the altar. Continuò a venire e alla fine lo vedemmo inginocchiato davanti all'altare. Weeping and getting saved. Piangendo e poi salvato per l'amore di Cristo. By the power of God. Trasformato dalla potenza di Dio. Alleluia. Alleluia. Increase. Give the Lord a hand. Crescita, crescita, crescita. Fate un applauso al Signore. Alleluia. I heard a true story about a father whose son had gone into the army. Ho sentito una storia di un ragazzo, di un padre, il figlio del quale andò militare. He only had one son and he loved him very, very much. Questo padre aveva un solo figlio e lo amava in modo grande, incredibile. Unfortunately, his son got killed in action. Ma questo figlio fu ucciso durante un'azione. His father was absolutely heartbroken. Suo padre aveva un cuore spezzato, naturalmente. He was getting quite on, well on in years, quite old. Aveva questo figlio, era abbastanza vecchio, ma andava molto d'accordo con lui. And he had made a will. E aveva fatto un testamento. And in the will it said that everything he had. E nel testamento lui diceva che tutto ciò che lui aveva was to be sold. Doveva essere venduto. At an auction. A un'asta. But he had this very special painting done of his son, very identical painting of his son. Ma mentre il figlio era in vita, lui gli fece fare un quadro molto bello. Fece fare un quadro al figlio col suo viso. The auctioneer got up to start the auction. L'asta cominciò. Then he was handed a note to say, the will says that you must sell this painting of a son first of all. Il battitore lesse una lettera che diceva: prima di cominciare l'asta, la prima cosa che deve essere venduta è questo quadro di mio figlio. Crowds of people were there waiting to buy the big valuable things. C'erano migliaia di persone che cercavano di comprare cose di grande valore. They were wishing that this painting was out of the way and they'd get by and want to keep it. E speravano che questo quadro fosse messo da parte per poter comprare cose di vero valore. So he lifted up the painting and said, okay, I have to sell this first according to the will. Ma il battitore disse, no, io non posso vendere null'altro finché non ho venduto questo quadro. He showed the painting of his son. Fece vedere questo quadro che rappresentava questo figlio morto. And hardly anybody would make an offer. Nessuno fece un'offerta per questo quadro. Eventually somebody offered something like $50. Ma alla fine uno si alzò e disse, va bene, allora lo compro io, offro $50. It was actually the gardener who used to manage the lawns for the
quello che fece l'offerta era il giardiniere che curava il giardino. Because he knew and respected the family. E lo fece perché rispettava la famiglia. And then as he was about to continue the auction, the solicitor stepped up and said, "You have to read this." Ma mentre l'asta stava andando avanti, il battitore venne e disse, "Dobbiamo leggere prima questo." And they discovered that the will said, e scoprirono che nel testamento c'era scritto, "Whoever gets the picture of the son, chiunque comprerà il quadro di questo figlio, he gets everything. Avrà tutto gratuitamente." So the auction was over. Perciò l'asta finì in quel momento. Isn't that like what Jesus done? Non è esattamente come quello che Gesù ha fatto? Whoever receives him gets everything. Chiunque riceve Cristo ha tutto. Because of what he did at the cross. Per ciò che lui ha fatto sulla croce. When you get Jesus, you get everything. Quando voi avete Gesù, avete tutto. Amen. 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 The world may value so many things. Il mondo forse dà valore a tante cose. But that which is of the greatest value, above all values, is your relationship with God through Jesus Christ. La cosa che ha più grande valore di tutti i valori che voi potete avere è la vostra relazione con Cristo Gesù. So value. Perciò date valore. Your relationship with God. Date valore alla vostra relazione con Dio. Value your relationship with your family. Date valore alla vostra relazione con la famiglia. Value your relationship with the community. Date valore alla vostra relazione nella comunità. Everything else is fading away. Tutto il resto sparisce. But relationships last forever. Ma le relazioni durano per sempre. And through the cross of Jesus Christ, e attraverso la croce di Cristo Gesù, we can repent and receive the Son Jesus. Possiamo pentirci e ricevere il Figlio Cristo Gesù. And everything he has is ours. Poi tutto ciò che lui ha diventa nostro. That's what he said to the prodigal. All the Father has is yours. Come quando tu disse al figlio al prodigo, tutto ciò che io ho è tuo. All the wisdom. Tutta la saggezza. All the favor. Tutti i favori. All the blessings, tutte le benedizioni, all the promises, tutte le promesse, are yours, sono tue, in Christ Jesus, in Cristo Gesù. We are highly blessed. Noi siamo grandemente benedetti. You receive the Son, you receive heaven. Voi ricevete Cristo, ricevete tutto il resto. Hallelujah. Now I want to refer you to a key portion of Scripture, which really shows a good example of increase. Voglio ora che ci riferiamo a una parte della scrittura che ci dà un grande esempio di crescita. We don't have time to read it, but it is familiar to most of us. Ma non avremo tempo di leggerla, ma per molti di voi è familiare. It's John chapter 6, verse 1 through 14. E Giovanni capitolo 6, versetto dall'1 al 14. Please read it again. Perciò vi chiedo di leggerla poi più avanti. I believe God will give you new revelation. Perché credo che mentre la leggerete il Signore vi darà delle nuove rivelazioni. It is a wonderful example of increase. È un grande esempio di crescita. And I know we all want increase in our lives. E io so che noi tutti vogliamo crescita nella nostra vita. We need to develop an atmosphere for increase. E dobbiamo sviluppare un'atmosfera per la crescita. An expectation of increase. Dobbiamo aspettarci una crescita. Realize this is a season of increase. Dobbiamo renderci conto che questa è la stagione della crescita. And God's prophetic word is over you for increase in everything you touch. Quando siccome la profezia del Signore è sopra di voi per la crescita in tutto ciò che voi toccate. Just before I refer to the scripture I mentioned in John chapter 6, let me prima di riferirmi a questa scrittura che vi ho menzionato di Giovanni 6, 1-14, let me quickly quote to you in two or three key verses. Voglio darvi alcuni versetti chiave. Isaiah 9, verse 7. Isaia 9, versetto 7. Says of the increase of his kingdom there will be no end. Of the increase of his kingdom, God's kingdom. Ci sarà una crescita del regno di Dio. There will be no end. Non ci sarà fine alla crescita del regno di Dio. I want to tell you tonight. Però voglio dirvi questa sera. You're in a kingdom that's going to increase. Voi siete in un regno che crescerà. You're in a kingdom that cannot be shaken. Voi siete in un regno che non può essere scosso. You're in a kingdom that will last forever. Voi siete in un regno che durerà per sempre. Every other kingdom will vanish. Ogni altro regno se ne andrà. But the increase of his kingdom.
ma la crescita del suo regno. There will be no end. Non ci sarà fine. Psalm 115 verse 14. Salmo 115 versetto 14. Says the Lord will increase you more and more. Il Signore vi darà una crescita sempre più grande. So expect increase in your life. Perciò aspettatevi crescita nella vostra vita. 2 Corinthians 9 verse 8. Seconda Corinzi 9 versetto 8. Says God is able to make all grace abound towards you. Dio è capace di far abbondare la grazia su di voi. That you always having all sufficiency in all things. Affinché voi abbiate sempre sufficienza in tutte le cose. May abound to every good work. E affinché possiate poi crescere nelle opere buone. God is able. Dio è capace. I said God is able. Ho detto Dio è capace. God is able. Dio è capace. God is able. Dio è capace. Make all grace abound toward you. Dio può darvi tutto ciò di cui avete bisogno. What is grace? Grazia. Grace is God's unmerited favor. La grazia è il favore immeritato di Dio. But God already in the word of grace means ability to do what we can't do in the natural. Ma Dio già nella parola grazia vuole dire che noi faremo ciò che non siamo capaci di fare nell'umano. It's God's ability in us. Perché noi abbiamo l'abilità di Dio. You may say, well, the world's so full of sin and wickedness, how can we experience the grace of God? Ma voi potete dire, siccome il mondo è pieno di cose tremende, di peccati, come possiamo sperimentare la grazia? Romans 5:20 says. Romani 5:20 dice. Where sin abounds, dove il peccato abbonda, grace does much more. La grazia abbonda ancora di più. When sin abounds, dove il peccato abbonda, grace accelerates faster. La grazia abbonda e accelera. Much more, molto di più. Much more joy, più gioia. Much more favor, più favore. Much more answers to prayer, più risposte alle vostre preghiere. Much more light and guidance, più luce e guida. He causes grace to abound. Lui fa sì che la grazia abbondi. More and more and more. Più e più. And then he promises. E poi promette. In Isaiah 60:22. In Isaia 60:22. A little one shall become a thousand. Che il più piccolo diventerà un migliaio. So expect your churches to grow rapidly. Perciò aspettate nelle vostre chiese, una crescita rapida. Are you ready for increase? Siete pronti per la crescita? A little one shall become a thousand. Il più piccolo diventerà un migliaio. Jeremiah 30:19-21. Geremia 19. Says you shall not be small. 30:19-21 dice che non sarete piccoli. So you shall not be small. Non sarete piccoli. So what happens in an atmosphere for increase? Cosa succede in un'atmosfera di crescita? Faith grows in an atmosphere of increase. La fede cresce in un'atmosfera di crescita. The love of God abounds in an atmosphere of increase. L'amore di Dio abbonda in un'atmosfera di crescita. Forgiveness is demonstrated in an atmosphere of increase. Il perdono è dimostrato in un'atmosfera di crescita. We learn to be quick to forgive each other. Noi impariamo che dobbiamo essere veloci nel perdonarci. So we won't block the flow of the Holy Spirit. Affinché non blocchiamo la potenza dello Spirito Santo. And the Lord spoke to me a couple of 3 years ago in a very specific way. E il Signore mi parlò circa 3 anni fa in un modo molto specifico. And impressed me that if I want to see continued increase. E mi disse che se io voglio vedere una crescita continua, I've got to be ready to forgive far more. Devo perdonare sempre di più. Have far more long suffering and patience with people. Devo avere molta più pazienza, molta più longanimità con le persone. To be ready to see the good in people and not point fingers at. Devo cominciare a vedere il buono che c'è nelle persone e non puntare il mio dito contro la persona. We've got to be people of big, big hearts and big vision. Dobbiamo essere persone con un cuore grande e con una visione grande. I heard of this pastor who had a very, very negative letter from a man who did not like his ministry. Ho sentito di un pastore che ricevette una lettera negativa da una persona che non amava il suo ministero. When he read this long letter accusing him of so many faults and shortcomings. E lesse questa lettera che lo accusava di tantissime cose. He was really devastated and saddened. Naturalmente si rattristò. Then he got devastato da ciò che aveva letto. Then he got angry. Poi si arrabbiò. So he said, I'll sort him out. E poi disse, adesso ci penso io. So he sat down and wrote even a harsher letter.
si sedette e scrisse una lettera ancora più dura, attacking the man who'd written to him. Attaccando l'uomo che aveva mandato la lettera a lui. He took the letter to a more senior pastor and showed it to him before he posted. Prima di imbucarlo andò da un pastore più vecchio di lui e gliela mostrò. He asked for advice, should he really send this letter? E chiese il consiglio, devo mandare questa lettera davvero? His father in the faith said to him, il pastore che era suo padre nella fede gli disse, don't even think of posting that. Non pensare neanche di imbucarlo. He said, you are a bigger man than that. Tu sei un uomo molto più grande di questa lettera. We have to be quick to forgive. Noi dobbiamo essere veloci nel perdonare. The Bible says, do not avenge yourself. Amen. Do not avenge yourself. Non vendicatevi, dice il Signore. God is the one who recompenses. Dio è colui che ci ricompensa. You have to be quick to forgive. Dovete essere veloci nel perdonare. If we're going to move in revival and increase, se voi volete vivere in un risveglio e nella crescita, we've got to hold our tongue. Dobbiamo tenere a freno la nostra lingua. Read the book of James again. Dobbiamo leggere il libro di Giacomo di nuovo. The tongue's an uneven. Perché la lingua è un timone. An unruly evil, full of deadly poison. Che ha un veleno mortale. Your tongue can destroy your destiny. La vostra lingua può distruggere il vostro destino. Wrong words can bring to an end the destiny God's for you. Le parole sbagliate possono portare fine al destino che il Signore ha per voi. You can sabotage your good future. Voi potete sabotare il vostro futuro buono. If we don't watch our tongues. Se non state attenti alla vostra lingua. And that's a message all on its own. E questo è un messaggio da solo. Potrebbe essere un messaggio solo questo. To forgive. Svegliati a perdonare. Turning now to this portion in John chapter 6. I hope you'll read it later. Giovanni 6, leggetelo un attimo dopo. It is a story about increase. È una storia che parla di crescita. But has a lot of very powerful principles. Ma ci sono dei principi molto importanti. Wonderful insights. Ci sono delle cose importanti. We very well know the story, but listen carefully. Noi conosciamo la storia, ma vi prego di stare molto attenti e di ascoltare con attenzione. Jesus and his disciples had been up on the mountain praying. Gesù e i suoi discepoli erano stati sulla montagna e avevano pregato. They had been fellowshipping. Avevano avuto comunione insieme. And then it says something interesting. E poi disse qualcosa di interessante. Jesus lifted up his eyes and saw the multitude. E Gesù alzò gli occhi e vide tutta questa moltitudine. When they looked down from the mountain into the valley, quando guardò dalla montagna giù nella valle, they saw a multitude of thousands of people. Vide una moltitudine di migliaia di persone. These people were hungry. Queste persone avevano fame. Some were broken. Alcuni non avevano nulla. Some were diseased. Alcuni erano malati. They come to Jesus in desperate need. Erano venuti a Gesù in un momento di disperazione. And now they had traveled for so long, they were so hungry and they needed food. Ora avevano viaggiato tanto, avevano fame, avevano bisogno di cibo. And Jesus looked at his two people right beside him, Peter and Andrew, or Philip and Andrew. Gesù guardò i due uomini vicino a lui, Filippo e Andrea. And he said, how shall we feed this multitude? E disse, come faremo a dar da mangiare questa moltitudine? But it says that Jesus already knew what he would do. He just said this to prove that. Ma dice che Gesù sapeva già quello che aveva fatto. Disse solo questo per provarli. One of them said, well, 200 pennies is not enough to buy food. We only just a little. Uno disse, 200 scudi non sono abbastanza per dare da mangiare a tutte queste persone. He was focusing on the lack and on the insufficiency. Lui stava guardando alla mancanza e all'insufficienza. And the other said, but there is a boy here who is. L'altro disse, ma c'è un ragazzino qua. He has 5 loaves and 2 fishes. Ha 5 pani e 2 pesci. But what is that among so many? Ma che cos'è questo per dare da mangiare a tutte queste persone? We always magnify how much we lack. Purtroppo noi diamo sempre troppa importanza a ciò che ci manca. Jesus listened to their talking about lack and insufficiency. Gesù ascoltò questo loro discorso che parlava di mancanza e di insufficienza. And then he did something we need to do. E poi lui fece qualcosa che noi tutti dovremmo fare. He settled the argument. Lui terminò la discussione. You can talk about the lack as much as you want. Voi potete parlare delle vostre mancanze per tutto il tempo che volete. How little money there is. Quanto poco denaro avete. How there may not be enough for food and to meet our commitment. Non c'è abbastanza cibo per la nostra famiglia. But Jesus stopped him and said, ma Gesù fermò questi argomenti. Make the men sit down. E disse, fateli sedere. We are going to feed them.
noi daremo loro da mangiare. He said to the olive. Lui chiuse l'argomento. Jesus said, we're gonna have a miracle. Gesù disse avremo un miracolo. And so he told them, make the men sit down. Perciò disse fateli sedere. The boy who had the five loaves and two fishes were willing to give that. Il ragazzo che aveva le cinque pagnotte e due pesci aveva la volontà di dare. He put it in the hands of Jesus. E le mise nelle mani di Gesù. Jesus looked up to the Father and thanked the Father. Gesù guardò verso l'alto il Padre e lo ringraziò. And then he handed the loaves and fishes to the disciples. Poi diede i pani e i pesci ai discepoli. And the disciples distributed to the multitude. E i discepoli poterono distribuire cibo a tutta questa moltitudine. And that five loaves and two fishes was more than enough to feed the whole multitude. E cinque pagnotte e due pesci furono sufficienti per dare da mangiare a una moltitudine enorme. He could have done it all himself, but he involved the disciples. Avrebbe potuto farlo lui stesso, ma lo fece fare ai discepoli. That's why we must work together. Ecco perché dobbiamo operare insieme. We must involve others. Dobbiamo coinvolgere altri. We must delegate. Dobbiamo delegare. We must empower others. Dobbiamo dare potenza agli altri. We must add value to others. Dobbiamo dare valore agli altri. We must get our eyes on the people in need and meet that need. Dobbiamo vedere se ci sono persone che hanno bisogno e incontrare quel bisogno se possibile. The motto of the Dream Center which we're developing in Belfast. Il motto del Dream Center che noi stiamo sviluppando a Belfast è is simply find the need and meet it. Cerca il bisogno e soddisfalo. Find the hurt and heal it. Cerca il dolore e soddisfalo. We can reach out to hurting people. Noi possiamo raggiungere le persone che soffrono. If we can do the possible, God will do the impossible. Se noi faremo il possibile, Dio farà l'impossibile. Jesus brought an atmosphere for increase. Gesù ha dato un'atmosfera per la crescita. He took the attention off the lack. Ha tolto tutto ciò che mancava, ha preso lui ciò che mancava. He took the attention off the insufficiency. Tolse l'attenzione alla mancanza, tolse l'attenzione all'insufficienza di cui si parlava. And he spoke the language of faith. E lui pronunciò il linguaggio della fede. He said, let the men sit down. Fateli sedere. We are going to feed them. Daremo loro da mangiare. We've heard enough about lack and insufficiency. Ho sentito parlare abbastanza di mancanza e di insufficienza. We have a God who's increase. Noi abbiamo un Dio che dà la crescita. He is able. Lui è capace. To make all grace abound. Lui può farlo. He is able. Lui può. To give the more than enough. Per darci tutto ciò che hallelujah. And the Bible says. E la mia Bibbia dice. They took as much as they wanted. They ate all they could eat. Mangiarono tutti a sufficienza e anche di più. And then Jesus said, "Gather up the fragments that remain." E Gesù disse poi prendete tutti i frammenti che sono rimasti. And nothing be lost. Affinché nulla vada perduto. And then, poi, they found they had 12 baskets left over. Ci furono 12 ceste di rimanenza. God is not a God of lack. Il nostro Dio non è un Dio della mancanza. God's a God of abundance. Il nostro Dio è un Dio dell'abbondanza. And we deny people the privilege of giving, we deny them the privilege of using their faith. Se noi non diamo la possibilità alle persone di dare, noi non diamo la possibilità alle persone di esercitare la loro fede. So develop your faith for salvation. Perciò sviluppate la vostra fede per la salvezza. Give them a chance to give the witness of the Holy Spirit. Date loro la possibilità di testimoniare la potenza dello Spirito Santo. Let's exercise our faith. Esercitiamo la nostra fede. That's how faith grows. Ecco come fa crescere la fede. If you were to hold your arm by your side for about 3 weeks and not move it. Se voi rimanete con le vostre braccia conserte e non usate per 3 mesi, your arm will become so weak you can hardly lift it. Le vostre braccia diventeranno talmente deboli che non riuscirete più nemmeno ad alzarle. When you exercise, quando voi esercitate e vi esercitate, your muscles get stronger. I vostri muscoli diventano sempre più forti. So step out beyond your own ability. Perciò andate oltre le vostre abilità. Let's live in an atmosphere of increase. Viviamo in un'atmosfera di crescita. Not depending on ourselves. Non dipendiamo da noi stessi. We're not depending on our own resources. Non dipendiamo dalle nostre risorse. We're not depending upon what man can do for us. Non dipendiamo da ciò che l'uomo può fare per noi. God is able to make all grace abound. Dio può far sì che tutto quanto abbondi. Even in the wilderness. Anche nel deserto. Even in the midst of bad situations. Anche nel mezzo delle situazioni gravi. He wants to bring increase. Lui vuole portare crescita. In the very darkest valley of wilderness. Anche nella valle più oscura in cui ne possiamo essere. So don't say there's yet 4 months. Perciò non dite ci sono ancora 4 mesi. Then comes the harvest. Poi arriva il raccolto. When we were having the severe trouble in Northern Ireland, quando
Voi sapete quello che è successo nell'Irlanda del Nord, avevamo tutte queste battaglie. A lot of people lost limbs, legs and arms. Molte persone hanno perso braccia, gambe. Because the terrorists had left landmines or hand grenades lying. Perché i terroristi avevano lasciato delle mine nel terreno. And many people, even in the Christian world, pick up hand grenades without realizing it. Molte persone nel mondo cristiano raccolgono le mine senza rendersene conto. To pick up the suggestions of the devil of strife and envy and pride. Prendono sulle suggestioni e suggerimenti del diavolo sulla lotta e sul dolore. And they explode in their face. E poi tutto questo esplode nel loro viso. I say to you, don't pick up the devil's hand grenades. Io voglio dirvi oggi, non pigliate, non prendete su le mine del diavolo. Don't major on people's shortcomings or faults. Non fate sì che le persone lo facciano. Let's think about increase. Pensiamo non alle mancanze ma alla crescita. How can I add value to my family? Come posso dare valore alla mia famiglia? How can I bring increase in my church? Come posso far sì che la mia chiesa cresca? How can I be a blessing to my community? Come posso essere una benedizione alla mia comunità? Leave the negatives aside. Toglietevi di dosso il negativo. Don't try to answer questions that cannot be answered. Non cercate di dare risposte a cose che voi non conoscete. Do what Jesus did. Fate ciò che Gesù ha fatto. Get in a position to feed people. Mettetevi in una posizione di dare da mangiare alle persone. He said, make the men sit down, we're going to feed them. Poi disse Gesù, fateli sedere, daremo loro da mangiare. So as I close now, mentre chiudo ora, let me give you some key points that I hope will help you. Voglio darvi alcuni punti brevemente che vi aiuteranno. From this record of John chapter 6. Che viene da Giovanni capitolo 6. Number 1. Numero 1. Fellowship with the Father. Comunione col Padre. If we are going to have an atmosphere of increase, se noi vogliamo avere un'atmosfera di crescita, we need fellowship with the Father. Dobbiamo avere una comunione col Padre. That's what Jesus was doing before the multitude and the need appeared. Ecco quello che fece Gesù quando aveva la moltitudine prima che si conoscesse il bisogno. Put yourself in a position of power. Mettetevi in una posizione di potenza. Fellowship with the Father. Number 2. Posizione di comunione col Padre. Numero 2. Focus on the needs of others. Focalizzate la vostra attenzione sul bisogno degli altri. Not just our own needs. Non solo sui vostri. Start looking upon the multitude like Jesus did. Cominciate a guardare le moltitudini come fece Gesù. And his thoughts were, how can we feed this multitude? E i suoi pensieri non erano per sé, ma era per come dare da mangiare a questa moltitudine. He already had a plan in his heart how to feed them all. Lui aveva già un piano come dare da mangiare a queste persone. So let's get a vision for helping others. Perciò cerchiamo di avere una visione di come aiutare gli altri. John chapter 13 verse 35. Giovanni capitolo 35 capitolo 13 versetto 35. By this shall all men know you're my disciples because you love one another. Da questo sarete conosciuti che siete miei discepoli dall'amore che avete l'un l'altro. And then it says in 2 Corinthians 5:15. Seconda Corinzi 5:15. That we are no longer to live the rest of our life unto ourselves. Non dobbiamo più vivere la nostra vita per noi stessi solo, but unto him, ma per lui, who gave himself for us. Che ha dato se stesso per noi. Number 3. Numero 3. Pursue potential, not problems. Andate verso il potenziale. Mettete la vostra attenzione sul potenziale, non sul problema. Some people are so problem conscious. Ci sono persone che non fanno altro che parlare di problemi. They come into your church and say, let me see what problems are in this church. E vengono in chiesa e dicono, voglio andare a vedere che problemi ci sono in quella chiesa. They're looking for a perfect church. Cercano una chiesa perfetta. But if they join it, it will be no longer perfect. Ma diventa imperfetta perché loro entrano in quella chiesa. They're always pursuing problems. Vanno solo dietro ai problemi. Highlighting the faults of others. Mettono solamente in evidenza i difetti degli altri. Jesus focused on the potential. Gesù ci ha detto di guardare il potenziale. That's why he said, make the men sit down. We're going to ecco feed. Perché disse, fate sedere, noi daremo loro da mangiare. If you're always focusing on problems, you won't be able to feed anybody. Vedete, se voi cominciate e continuate a guardare solamente i problemi, non sarete capaci di dare da mangiare a nessuno. But if you realize it's harvest time. Ma se voi vi rendete conto che è tempo di raccolta, it's a season of favor.
c'è il favore di Dio. Now is the time to touch the world. Ora è il tempo di toccare il mondo. We don't have long. Non abbiamo tanto tempo. Time is short. Il tempo è corto. Let's work on it today. Operiamo mentre è giorno. It's harvest time. È tempo di raccolta. Number four. Numero 4. Plan the best in the worst of times. Pianificate il meglio nei tempi peggiori. You see, it was a very bad time when they saw a multitude in the valley. Vedete, era un tempo poco buono quando videro la moltitudine nella valle. The disciples didn't seem to have any answer how to feed these people. I discepoli non avevano nessuna risposta di come dare a mangiare a tutta questa enorme numero di persone. But Jesus knew what he would do. Ma Gesù sapeva quello che faceva. So we need to be planning good things even on our worst days. Perciò noi dobbiamo pianificare cose buone anche nei momenti più scuri della nostra vita. This is 2013, isn't it? Questo è 2013, vero? 10 years ago in 2003. 10 anni fa, oggi siamo nel 2013. 10 anni fa nel 2003. I was given very bad news that nobody wants to hear. Mi fu data una notizia che nessuno al mondo vorrebbe ascoltare. I was told I have a cancerous tumor. Mi fu detto che avevo un tumore gravissimo. It was a very bleak outlook. Non c'era speranza. In fact, the consultant told me you could promise me nothing. Infatti il mio medico mi disse non ti posso promettere nulla assolutamente. I was in the middle of a crusade when the news came to me. Stavo per andare in Ruanda nella crociata che era stata preparata. And we were due to go to Rwanda some short time later. E avremmo dovuto essere là dopo poco tempo. Romulo and Miriam were there when they saw me coming off the plane in Rwanda. Noi eravamo là e andammo all'aereo con tutti i giornalisti per accoglierlo quando scese dall'aereo. And they told us later that they were shocked how I looked. E Miriam e io fumo veramente scioccati di come lo vedevo uscire dall'aereo. Naturally, I should have cancelled the crusade and given up. Avrei dovuto annullare tutta questa campagna evangelistica e queste riunioni con tutti i leader. But we need to plan the best in the worst of times. Ma noi dobbiamo pianificare il meglio nei tempi peggiori. Amen. Amen. Never give up. Non cedete mai. Never give up. Non datevi mai per vinti. Never give up. Non datevi mai per vinti. You're blessed, hallelujah. Siete benvenuti e siete benedetti. Thank God I'm still alive today. Come vedete, grazie a Dio, sono ancora vivo oggi. Almost 10 years have passed. 10 anni sono passati. Naturally speaking, I did not expect in my mind. My mind played tricks with me. Secondo quello che pensavo con la mia mente, non avrei mai pensato questo, perché pensavo anche cose poco buone. Naturally speaking, I really didn't know the short time I had to live. Se parlo nel modo naturale non sapevo quanti mesi mi rimanevano. But when you plan the best in the worst of times, ma quando voi pianificate il meglio nei tempi più bui della vostra vita, you will keep knowing the divine enablement of God. Voi sapete che c'è comunque una capacità che vi viene data da Dio. Because God is able. Perché Dio è capace. I said God is able. Ho detto Dio è capace. Dio può. I stand before you today. E sono qui davanti a voi oggi. The hospital has never yet given me clearance. L'ospedale non mi ha ancora detto che sono guarito perfettamente. But I'm walking all by faith. Ma io cammino per fede. I'm stronger now than I was 10 years ago. E sono molto più forte ora di quanto ero 10 anni fa. And I'm looking to him for strength. E io guardo a lui per la forza che mi avrà dato. As I close, number 5. Chiudo con numero 5. Mind on the maximum. Mettete la vostra mente sul massimo. Put your mind on the maximum. Mettete la vostra mente sul massimo. Philip and Andrew had their mind on the minimum. Filippo e Andrea avevano messo la loro attenzione sul minimo. But 2 Corinthians 3:5 says our sufficiency is of God. Ma la Bibbia dice che la nostra sufficienza viene da Dio. And here's some wonderful verses. E ci sono alcuni versetti importanti. Very quickly. Velocemente. Deuteronomy 8:18. It says God gives you power to get wealth. Dice il Signore vi dà la potenza per avere ciò di cui avete bisogno. How many know that God wants to give money to His people so they can do the work of the kingdom? Quanti di voi credono che Dio vuole dare del denaro al suo popolo affinché possano poi portare avanti l'opera del regno?
Quanti di voi lo credono? The Bible says the wealth of the sinner is laid up for the just. Dice la Bibbia che le ricchezze del peccatore andranno al giusto. So it's about time we took back what the devil stole. È ora che ci riprendiamo ciò che il nemico ci ha rubato. Amen. Amen. And stop talking the language of the world and lack every day. Smettiamolo di parlare il linguaggio del mondo e parlare di mancanza ogni giorno. Speak the language of faith. Parliamo e proclamiamo il linguaggio della fede. Proverbs 13:22. Proverbi 13:22. The wealth of the sinner is laid up for the just. Abbiamo detto che dice che la ricchezza del peccatore andrà al giusto. Deuteronomy 6 verse 10 and 11. Deuteronomio 6 versetto 10 e 11. Says God will give His people cities that did not build. Il dice che il Signore darà ai suoi figli città che non hanno costruito. Fill their houses with things that did not fill themselves. Riempirà le case di cose delle quali non sono stati capaci di riempire. In other words, God is longing to give you increase. Vedete, quello che Dio vi vuol dire è che vi vuole dare una crescita. Increase spiritually. In crescita spirituale. Increase physically. Crescita fisica. Increase relationships. In proprio fare crescere le vostre relazioni. Increase divine connections. Fare crescere le vostre connessioni divine. Increase finances. Incremento di finanze. Amen. Amen. The Bible never said that money is the root of all evil. La Bibbia non dice che il denaro è la fonte di ogni male. The Bible says that the love of money is the root of all evil. La Bibbia dice che l'amore per il denaro è fonte di ogni male. I want to see the churches with plenty of money to do. Io voglio vedere chiese piene di soldi, di denaro per aiutare gli altri. Amen. Amen. Increase. Crescita. God wants us to increase. Very quickly. Number six. Say. Develop your seed and not your need. Sviluppate il vostro seme e non il vostro bisogno. Keep giving whenever it looks like you should stop. Continuate a dare anche quando pensate di non poter dare. A farmer would be a fool to expect a harvest from seed he never sowed. Un contadino sarebbe sciocco se pensasse di raccogliere senza aver prima seminato. Sow into the kingdom. Seminate nel regno. Sow into the house of the Lord. Seminate nella casa del Signore. Sow to reach people who are lost and hurting. Seminate sulle persone che hanno dei dolori e che sono perduti. And you will reap a mighty harvest. E voi avrete un raccolto meraviglioso. Number seven. Sette. Position for provision. Position. La posizione per la provvigione. Put yourself in a position of faith where you can receive. Mettetevi in una posizione di fede sapendo che riceverete. Confess the good things are coming to you. Confessate le cose buone che vi succedono. Jesus said, put the man, make him sit down in a position of receiving. Il Signore disse, fate sedere questi uomini finché possono ricevere. And number eight. Numero otto. Gather up the fragments. Raccogliete i frammenti. There's even greater potential. C'è un grande potenziale. Just to meet your needs. Affinché possiate avere i vostri bisogni incontrati. God wants to give you an overflow. Dio vuole darvi in abbondanza. He wants to give you an overflow. Vuole darvi in abbondanza. Remember what I started with? Ricordatevi come ho cominciato? John 4:35. Giovanni 4:35. Do not say. Non dite. It'll be 4 months before we see. Fra quattro mesi vedremo il raccolto. Lift up your eyes and look. Alzate i vostri occhi e guardate. Behold, the fields are white already to harvest. Perché i campi sono già biondeggianti. Your harvest ready tonight. Il vostro raccolto è pronto questa sera. You can come and receive your salvation. Voi potete arrivare e ricevere la vostra salvezza. You can come and receive your healing. Potete ricevere la vostra guarigione. You can come and be blessed and restored. Potete essere restaurati e benedetti. Then you can reach out to the lost and reap that harvest. Affinché possiate poi andare verso i perduti e avere questo raccolto. But we live in a season of increase. Noi dobbiamo credere di essere in una stagione di raccolto. Let's develop an atmosphere for increase. Dobbiamo sviluppare un'atmosfera di crescita. By the way we think, secondo come pensiamo, by the way we talk, nel modo in cui parliamo, by the way we live, nel modo in cui viviamo, and we will see increase. E noi vedremo crescita on every hand, in tutto il paese, in Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen.